Daniele, la tua carriera non è solo teatro, non è solo cabaret. Andiamo a vedere un altro passo importante. Anche questo passo parte da un taglio di capelli. Mi sa che ho capito. Francesco! Francesco! Illuminato. Francesco, ho mentito. Ho detto che non ti conoscevo. Perdonami. E ora, anche se tu non mi vorrai più come amico, a me non importa se non diventerai mai Messer Francesco, cavaliere del regno, signore di Assisi. Io voglio ancora essere il tuo scudiero. Grande Troy Bass. E qui la difficoltà, non so se l'avete visto, abbiamo recitato in inglese. Ah. Io mi sono doppiato, cioè siccome è una coproduzione internazionale, quel film lì che ha avuto un successo strepitoso su Rai 1, andrà in onda su molte, insomma, in molte nazioni, ci hanno fatto recitare in inglese, cioè pensa alla difficoltà, già in italiano, figure in inglese e poi riportarla in italiano, cioè triplo salto mortale carpiato, però insomma poi il risultato... credo che sia stato buono. Ma è la prima volta che ti hanno visto con questa acconciatura da frate? Cosa ti hanno detto? Il regista non mi scorderò mai. Perché poi questa acconciatura era prima del frate, no? Però era proprio tipica di quegli anni. Sono andati a... là c'è stata una ricerca molto approfondita, sono andati a vedere poi come erano pettinati, come... E su di me ci stava bene quella cosa lì. È chiaro che tu mi conosci, o comunque la gente che conosce Gabriele Cirilli appena vedi quelle... Però poi ti ci abitui, dai. Ti ci pure come cazzo. Sì. Io lo aspettavo che me l'avevo alzata proprio, qualcuno diceva, come cacchio portavi questi capelli? Bello, bello. Eri entrato nella parte drammatica anche dietro le quinte? No, là tornava il comico che in me, io non ce la facevo. Appena diceva stop, allora cominciavo io, va bene, adesso un altro spettacolo. E si divertivano tutti. Comunque, per sapere com'era Gabriele Cirilli sul set, lo abbiamo chiesto direttamente a San Francesco. Avevamo un bel rapporto io e San Francesco, che lui parlava molto spesso con gli animali. Era abituato, tu dici. Ettore Bassi. Gabriele Cirilli. Una di quelle esperienze che ti segnano la vita. A me è successo sul set di Chiara e Francesco, dove abbiamo lavorato insieme. Fantastico. Mi è successo anche in altre occasioni, perché Gabriele lo conosco da un po' di anni. Però ecco, sul set di Chiara e Francesco è stato un momento particolarmente intenso. Diciamo che l'immagine che ricordo di lui è quella che più rimane impressa nella mia memoria, è quella di Gabriele vestito da frate francescano. E anche, oddio, devo dire che la più inquietante forse è quella di Gabriele quando si toglie il saio di francescano e rimane coi mutandoni di lana invernali che noi usavamo per coprirci quel po' che potevamo coprirci per le riprese durante l'inverno, dove faceva molto freddo. Ecco, Gabriele con questa specie di tutina di Super Pippo, con il suo fisico slanciato, che si muoveva per le stanze, i corridoi della sartoria, della costumeria, eccetera, è un'immagine che devo dire segna. Quindi io sono rimasto molto segnato da questa immagine del mio amico Gabriele, anche perché naturalmente andava in giro con la sua pettinatura da francescano, quindi con i capelli a scodella, e poi comunque tutto un po' sporco, tutto un po', no? Insomma, ridotto da chi, insomma, in quel periodo, a quell'epoca, faceva la vita di un frate in penitenza e all'avventura in giro a, insomma, passare cose di notevole difficoltà. Quindi questa immagine di Gabriele, che peraltro non faceva niente per tenere nascosta, è quella che più mi rimane. Per cui con questo ricordo, con questa immagine,
Io voglio salutare tutti voi e passarvi questa mia esperienza che avevo bisogno di condividere con qualcuno per espiarla. Quindi con tutta l'Italia. Un abbraccio. Grande, un uomo provato dalla visione di Gabriele Cerini. Era veramente, però non sapeva più come esprimere il suo disagio. Sì, è bello, bello. Però sì, deve essere stata un'esperienza professionale. Andavo in giro per questa piazza di Gubbio con sta mutanda di quelle con lo spacchetto, visto che serviva per andare al bagno, questi mutandoni vecchi, con la canottiera. Andavo in giro così con i capelli tagliati. Ma veramente, guarda, scorderò mai la faccia di Ettore quando mi vide la prima volta. Così, è rimasta poi scioccata. Sì. Gabriele.